Allora, c'era qualcosa da aggiungere rispetto a quello che ci siamo detti lunedì scorso? No, abbiamo detto tutto. Rispetto al discorso ormai è chiusa la questione. Basta, ormai è il passato. Quindi insomma... Proseguiamo più forte di prima. Proseguiamo più forte di prima. Anche perché adesso ci aspetta una partita veramente tosta. Certamente il Fano ci terrà molto a farci uno scherzetto, a prescindere dalla distanza che ormai c'è tra la Samba e il Fano, quindi dobbiamo stare doppiamente attenti. Che gara sarà quella di domenica prossima? D'altronde loro non hanno nulla da perdere, se la giocheranno. Sicuramente noi dobbiamo togliere un po', diciamo, quelle tossine che sono derivate da qualche polemica di troppo, da qualche commento di troppo, qualche ansia di troppo, insomma c'è... Sicuramente dobbiamo ancora migliorare a livello mentale tutti quanti, perché comunque sia questa partita, che comunque è sempre una partita di calcio, ha lasciato uno strascico per me troppo lungo per una squadra che è prima in classifica, insomma. Un pareggio fuori casa in un ambiente come quello di Monticelli, che sappiamo tutti che a livello campanilistico non era facile, non è certo da buttare. Abbiamo già detto e ridetto mille volte che non abbiamo giocato come sappiamo, e questo è una cosa su cui il mister sicuramente lavorerà. A livello di atteggiamento mentale, se ti aspetti qualcosa di diverso rispetto a domenica scorsa? Ah beh, certo, non possiamo giocare, non possiamo affrontare il Fano come abbiamo affrontato il Monticelli, perché quei tre davanti fanno effettivamente una certa impressione, perché quando sono in giornata hanno un attacco veramente eccezionale. Soprattutto Borrelli, secondo me, è il giocatore per loro più importante di tutti, anche più dei due capocannonieri. Limitare lui sarebbe già un passo avanti. Faccio una piccola parentesi e approfitto del fatto che domenica affrontiamo il Fano. Si è parlato tanto che Gucci e Sivilla potevano venire a San Benedetto. Non è strano. A distanza di tempo, lei che ci racconta? Che sono sulla partita di domenica. A distanza di tempo dico che sono assolutamente contento di come sono andate le cose, perché non cambierei i miei attaccanti con nessun altro. Lo dissi all'epoca e lo confermo oggi. Questo non avevo dubbi, però. No, me lo dico sinceramente, non lo dico per ipocrisia oppure per far contento nessuno. Però Sivilla l'avete contattato, gli avete fatto una proposta, lui non l'ha accettata, poi gliel'avete fatta un'altra e la storia è finita lì. Almeno queste dalle mie informazioni. Poi se la negate è un altro tipo di discorso. No, io non è che dopo nego, io posso dire che... Vi siete buttati su Gucci e lì pure avete raggiunto un no da parte del Fano, pare o no. Quindi non l'avete trattato. Ma io non ho mai fatto offerte concrete ai giocatori, anche perché c'è stata immediatamente chiusura da parte dei vari procuratori, quindi non ho mai parlato di soldi con nessuno. È stata una cosa così, fatta con Gucci e Siviglia, ma come è stata fatta anche per Galli, come è stata fatta per tantissimi altri attaccanti. Sì, ma di soldi non abbiamo mai parlato, sinceramente, perché... Ma ho sentito Siviglia ieri e confermato effettivamente che c'è stato solo contatto con il procuratore. Sì, tra l'altro non da me, perché non so neanche chi sia il procuratore di Siviglia. È chiaro che sono giocatori importanti, è giusto che abbiano mercato, come li cerca la Samba, credo che abbiano cercato anche altre realtà, sicuramente. Poi insomma sono testati del Fano, è il Fano che decide. Quindi in contatto c'è stato? Come no? Ma come ripeto, come c'è stato con tantissimi altri attaccanti. Sarebbe stato un completamento della rosa, che poi è andato a completarsi con Gavoci e Fioretti. Non sarebbero stati comunque giocatori che andavano a sostituire altri dei nostri titolari. Sarebbe stato un arricchimento del... Perché i Gavoci sono arrivati dopo. Sì. Dopo Vari no, abbiamo... andavano ulteriormente ad aggravare il peso del reparto offensivo. Andavano a completare. Se fossero arrivati loro non sarebbero arrivati la voce a Fiorino. Certamente. Ma non è detto che l'arrivo di Sivilla avrebbe comportato la panchina per Palumbo, per esempio, o per Titone. No, parliamo, poi dopo questi sono affari. Ma sono giocatori importanti, tutti, se vuoi vincere un campionato servono giocatori importanti. E Gucci e Sivilla sono sicuramente giocatori importanti. Fortuna che il mercato è chiuso. Ah. Era ora che chiudesse. Era ora? Sì. Odio il mercato di dicembre. È molto più facile sbagliare che prenderci. La squadra di domenica prossima. Lei ha parlato che si gioca poco da squadra e molto con individualismi. Si aspetta una crescita sotto questo aspetto? Io ho parlato di una poca evoluzione di confidenza tra giocatori. Io vedo spesso che sbagliamo
passaggi che dopo tutti questi mesi dovrebbero essere ormai meccanismi quasi conosciuti a memoria dai ragazzi, eppure ancora facciamo degli errori stupidi secondo me, perché alla fine il talento che hanno questi ragazzi è ben evidente, l'hanno dimostrato in tutte queste partite. E domenica però è stato particolarmente evidente, abbiamo buttato via un sacco di palloni, non abbiamo giocato come sappiamo, ecco, come potremmo giocare. E quindi sotto questo aspetto si aspetta un... Mi aspetto una crescita, ma dei ragazzi, devono essere loro i primi a capire questa cosa, è un po' difficile che un mister che dice sempre le stesse cose a un giocatore, il giocatore continua a fare sempre gli stessi errori, poi... Un po' come sa fare il maestro di elementari, dice al bambino sempre stai zitto, e quello continua sempre a chiacchierare, poi alla fine molli, insomma, lasci perdere. Il fatto che il Fano può giocare un po' libero mentalmente rispetto alla Samp, può essere per noi un... Certamente, vantaggio. Certamente. Loro vengono qui con non moltissime ormai pretese, penso che per loro l'allelo psicologico sia una partita che affronteranno nel migliore dei modi, per tutta una serie di motivi, anche perché vengono in casa della capolista. Tutti vogliono farci lo scherzo e loro sono consapevoli che a livello tecnico si avvicinano molto alla Samp, quindi non è la classica squadra materasso il Fano, insomma è una squadra che all'inizio campionato mi ricordo che tutti voi indicavate come la favorita. Volevo chiedere, il fatto che il Materica giochi il sabato può, come dire, influenzare il corso della partita il giorno successivo? Mi piacerebbe dire di no, ma probabilmente la influenzerà. La influenzerà? Penso proprio di sì. Penso proprio di sì. Paradossalmente sarebbe meglio che vincesse il Materica sabato, così almeno siamo più concentrati ancora. Questione Reginaldo, entro venerdì, l'ho detto l'altro giorno che si sarebbe risolta. Già è slittata di una settimana perché doveva essere mercoledì scorso, adesso è diventato venerdì, speriamo che non diventi una telenovela anche questa, perché se no... Sono discorsi purtroppo delicati che esulano la società da qualsiasi competenza, perché non dipende da noi. Però il ragazzo devo dire che è un vero professionista, è anche un esempio per i ragazzi che sono qua, perché si allena con un'intensità, con una voglia, si vede proprio che lui vuole. Facendo cosa parte dello spogliatoio? Sì, molto, molto, soprattutto sui giovani, cioè, sul giovane intelligente voglio dire, sul giovane che non gliene frega niente, sta dando più di quello che mi aspettavo in questo momento, anche se non gioca, sta dando molto. Dovrebbe avere solo questa conferma del passaporto. Esatto. Però poi dopo, una volta tesserato, non diventa molto ampio il discorso dell'organico, soprattutto nel reparto offensivo, considerato che già Fioretti e Biavoci giocano poco, con l'inserimento di Reginaldo, al di là dell'importanza che possa avere dentro lo spogliatoio, però è una soluzione in più che viene regalata a Palladini. Sì. Che potrebbe togliere ulteriore spazio a Gavoci e Fioretti, che già ne hanno poco. Insomma, questo è un po' il mio ragionamento, al di là che ovviamente ci sarà un processo di immissione in campo di Reginaldo, considerando come gestisce il gruppo Palladini, che ovviamente non è che... Beh, il mister è molto attento agli equilibri. È un'opzione in più che va magari a togliere un ulteriore spazio o possibilità di avere spazio a Gavoci e Fioretti. Probabilmente sì, però parlo di loro due, perché alla fine sono loro che in questo momento hanno giocato poco in virtù di Sorrentino che va in campo. Ma il mister guarda i ragazzi tutti i giorni durante la settimana e quindi sono sicuro che sceglie lui quello che gli dà di più. Penso che il posto in squadra, che ti chiami Reginaldo, ti chiami Fioretti, ti chiami Pinco Pallino, lo deve conquistare durante la settimana. E se Reginaldo dimostrerà di essere migliore di altri giocatori, il mister giustamente lo farà giocare. Se poi Fioretti o Gavoci, anche se Gavoci restando prima punta lo vedo un po' meno a rischio di un Fioretti o anche di un Palumbo, di un Titone, fermo restando che per me Reginaldo, per la forza che ha, potrebbe fare anche la mezzala tranquillamente. Quindi è un discorso che va a arricchire sicuramente il nostro tasso tecnico, la nostra rosa. È un problema tra virgolette in più per il mister, perché ci sono mister che vorrebbe averne di problemi così, insomma. Meglio averne in più che in meno. Se può darci una mano è il benvenuto. In questo momento il problema di questa settimana è un po' cercare di far tirare fuori un po' alla squadra la personalità, perché comunque devono smaltire in fretta questo pareggio, che per quanto ne diciamo comunque è pesato,
e perché c'è il FAMO, insomma, che è una squadra con di tutto rispetto. E subito dopo c'è il Matelica. Però è anche vero che dopo queste due partite Fano e Matelica affronteranno in rapida successione Campobasso e Fermana, tutte e due, nell'arco di, mi sembra, 3 o 4 giornate. Squadre che noi abbiamo già affrontato, abbiamo visto quanto è difficile fare risultato in questo momento con queste due squadre. E poi c'è questa questione dei playoff che ancora non si è capito se serviranno a qualcosa oppure no, quindi inconsciamente tutti cercano di fare il meglio possibile. Spero che almeno che faranno sempre il loro dovere fino alla fine e non lo faranno soltanto contro la Samba.